Radio Radicale, siamo col senatore Perilli del Movimento 5 Stelle, presidente dei parlamentari a Palazzo Madama, per parlare del referendum sul taglio del numero dei parlamentari. Allora, lei dice che il Senato sarà più efficiente con un numero ridotto di parlamentari. Io poco fa ho visto una cosa molto bella che lei ha fatto, si è fermata a parlare con un disabile. Allora, l'impegno di un parlamentare è quello di ascoltare la gente. Perché ridurre il numero dei parlamentari che svolgono una funzione importante come quella che lei ha svolto poco fa, ascoltando un disabile che voleva parlare con lei e che lei ha ascoltato e con quale ha discusso delle istanze? Guarda, le rispondo subito, siccome non è la prima osservazione di questo genere che mi viene posta. Allora, diciamo che anzitutto non solo il Parlamento sarà più efficiente, ma sarà anche un risparmio. Adesso sulle cifre, nello specifico, possiamo dire orientativamente che stiamo sui 300.000 euro al giorno, e poi naturalmente c'è chi sosterrà di meno, chi di più, insomma questo non è il punto, ma il risparmio oggettivamente anche coloro che sono contrari lo ammettono. Per il resto, secondo me, non viene intaccata né la questione della rappresentatività, della rappresentanza, né dell'efficienza, che sarà maggiore, perché, come lei diceva poc'anzi, è vero che un parlamentare è, diciamo così, obbligo di ogni parlamentare, oltre che un piacere, diciamo così, fermarsi con i cittadini, stare sul proprio territorio, ma secondo me quando è stata pensato il numero dei parlamentari, che diciamolo subito, non era un numero fisso nell'originaria, carta costituzionale, ma è stato introdotto nel 63 con una legge di revisione costituzionale. Prima c'era un rapporto con la popolazione, dopo è stato stabilito un numero fisso. Quel numero fisso nel 63 era un'altra epoca, era un'altra società. Adesso lei pensi soprattutto a tutte quante le occasioni di scambio che ci possono essere con i cosiddetti social, con i mezzi di comunicazione odierni, in cui istantaneamente si può essere investiti dalle istanze delle persone. E non c'è più quel bisogno, ad esempio, di presenza come la intendevamo noi fisicamente sul territorio continuativa, quando invece certe informazioni possono essere drenate ed evase in pochissimo tempo. Quindi secondo me è questo aggiornamento sui numeri, è figlio del tempo che stiamo vivendo, è in linea col tempo che stiamo vivendo, non diminuisce l'efficienza, ma dà soprattutto, come dire, un Parlamento più snello. Quindi secondo lei i social sarebbero una terza camera, cioè un ausilio al Parlamento, al lavoro dei Possono parlamentari? essere d'aiuto, cioè la presenza sul territorio è una cosa fondamentale, d'altronde il Movimento 5 Stelle lo vedete anche voi, basta girare per Roma, ha sempre i suoi cosiddetti info point che sono proprio messi davanti ai mercati, nelle piazze qua. Noi non faremo mai mancare questo aspetto. Però dico, oltre alla classica presenza, come era intesa negli anni 60, in cui ci doveva essere proprio, diciamoci la verità, non c'erano i telefonini, cioè la reperibilità di un parlamentare era molto ridotta rispetto al giorno di ad oggi. Adesso con i social io ad esempio posso evadere decine di domande, risposte, informazioni dei cittadini rispetto a provvedimenti in tempo reale. Immagini per esempio i lavori della Commissione che vengono trasmessi in diretta streaming, cui su un provvedimento importante, economico, finanziario, come adesso stiamo vedendo, e sono tanti, quale rapidità di scambio di informazioni c'è? Quindi ci sono troppi parlamentari rispetto alle esigenze di una. Poi io torno sul fatto che, come dicevo, è una legge di revisione del 63 che ha fissato un numero che oggi conosciamo, sulle cui dinamiche per arrivare a quel numero lì, poi andandosela a rivedere, poi alla fine non era, come dire, un ragionamento così preciso con la bilancia, è stato un ragionamento fatto sulla scorta di quello che era stato invece un rapporto con la popolazione. Senta, perché avete scelto questo numero? 400 per la Camera, 200 per il Senato, che era, diciamo, la cifra dei parlamentari che c'era durante il Regno di Sardegna. Guardi, non è per questo, le dico, la riforma, la riduzione del numero dei parlamentari non è che se ne parla solo adesso. Diciamo che il Movimento 5 Stelle ha avuto questo grande merito di portarla in porto, di portare questa riforma convintamente, come ha fatto anche in altri casi, con sistemi, diciamo come dire, democratici, anche come è evidente con il referendum e non si sottrae e farà la sua campagna, però anche nelle precedenti riforme i numeri erano più o meno gli stessi. Guardi, sono state tantissime proposte, ma alla fine nella riduzione si è concordato che questo possa essere un numero adeguato. Senta, nelle altre riforme dove si studiava la riduzione del numero dei parlamentari c'era un progetto costituzionale più ampio. Oggi c'è solo, diciamo, c'è solo la forbice e molti si chiedono che cosa succederà dopo. Per esempio, lei è senatore, presidente dei senatori, quante commissioni sopravviveranno? Se si tornerà ai vecchi uffici che c'erano all'epoca di Giolitti, Guardi, che. noi non siamo stati così sprovveduti, cioè questa riforma non è una, come dire, isolata, è stata concepita all'interno di una,
come dire, di una revisione generale, ad esempio della legge elettorale, che è cosiddetta auto-applicativa. Abbiamo fatto delle modifiche che possono consentire potessero consentire questa riforma, quindi stiamo andando avanti su questo. Ci potrebbero essere anche altre riforme, ma è già indipendente, autonoma e già da adesso applicabile, quindi non c'è bisogno di altre riforme. Se è il caso di discutere una legge elettorale, come si sta facendo adesso alla Camera, se ne discuterà, però questo non intacca la forza e l'autonomia di questa riforma. Senta, un'ultima domanda. Di Maio, quando ha sostenuto questa campagna, ha detto: noi avevamo la necessità di ridurre il numero dei parlamentari perché i parlamentari presentavano troppi emendamenti e rallentavano l'attività del governo. Come ha trovato questa motivazione? Ma guardi, non è questione di troppi emendamenti, poi alla fine noi siamo sempre convinti che gli emendamenti possono essere presentati in massa come pochi emendamenti, ma funzionali e, come dire, molto, molto efficienti. No, io ritengo che per esempio un minor numero di parlamentari può presentare lo stesso numero di tanti altri parlamentari. Si tratta però di entrare a regime, come dicevo, con dei numeri che appunto sono quelli stabiliti, che creeranno un sistema di lavoro interno alle Camere che andrà automaticamente, ci si autoallineerà con la nuova efficienza, il nuovo modello snello del Parlamento. Quindi io non farei delle osservazioni, come dire, pregiudiziali. Di affrontare questa riforma, vedere, verificare, l'abbiamo, come dire, studiata in tutti i suoi aspetti e la dobbiamo affrontare con serenità, perché se si creano, come dire, già dei dubbi o delle incertezze, secondo me dovevano essere create prima e sciolte prima, come sono stati in effetti. Guardate che il dibattito parlamentare su questa riforma è stato amplissimo, sia in commissione... È che non lo so, me lo ricordo. No, me lo ricordo. E la cosa grave è proprio questa. Però c'è stato dibattito. Voi capite che una volta che la legge è legge, poi viene sottoposta al, come dire, al vaglio della popolazione... Certo, è la democrazia, è la signori. È la democrazia la quale abbiamo, come dire, siamo ricorsi molto volentieri come in tanti altri casi. Bene, ringrazio il senatore Perilli e il Movimento 5 Stelle. Così.